Grazie per la presentazione, sono molto contento di essere qui in questa sede prestigiosa, la stanchezza c'è tutta dopo due settimane di convegni e soprattutto il materiale è tantissimo, quindi spero di avere l'energia. Per metterlo in forma in modo utile. A proposito di energia, eh, non farò una, una rassegna diciamo, statica, eh, ma vorrei soprattutto, se ci riesco, alla fine convogliare, trasmettere un'idea forte della presenza di Dante e Leopardi. È una mia idea che, naturalmente, può essere. Può essere non condivisa, contraddetta, discussa, però insomma io preferisco sempre nei miei saggi eh, dire qualcosa di, di chiaro che possa suscitare dibattito. Ecco, questa idea può essere riassunta da, da, da una citazione da Montaigne molto breve che eh, può sintetizzare le conclusioni così sapete dove sto arrivando è, è la gallardise gaier, dell'immaginazione cioè Dante eh, questo ovviamente Montaigne non lo dice di Dante lo dice di altro ma possiamo applicarlo a ciò che Dante può rappresentare per Leopardi la gagliardia dell'immaginazione dunque la forza l'energia ma anche come vedremo la profondità. Eh, dunque, ehm, possiamo dire che una indagine sulla presenza di Dante e Leopardi si potrebbe svolgere in mille modi, ma sostanzialmente forse in due. Cioè, uno è verificare la, la, la presenza del linguaggio dantesco di alcune formule, di alcuni sintagmi, di alcuni temi, nella concretezza del dettato ehm, eh, diciamo leopardiano, soprattutto lirico, diciamo, però potrebbe essere anche altrove. Questa è un'indagine, eh, quindi l'incidenza nella concreta prassi poetica dei testi danteschi. Questo sarebbe molto dispersivo, soprattutto in una conferenza, e soggetto anche... Ha molte ambiguità perché eh, il Dantismo, ehm, sicuramente c'è un Dantismo, lo vedremo meglio: intensivo nella, nella cantica giovanile, appressamento della morte. Ma poi eh, altrove è difficile determinare cosa sia venuto direttamente da Dante e cosa non sia passato attraverso una eh, lunga stratificazione di lingua poetica. Quindi questo sarebbe eh, un po' lungo, un po' complicato, dettagliato e forse inutile. Una cosa che si può dire su questo punto già da adesso e forse finire qui il discorso è che è certo che la presenza di Dante che sia o no mediata, è molto più forte, molto più intensa all'inizio del percorso, come vedremo, quindi non mi dilungo ora, e alla fine del percorso. Per esempio c'è un bellissimo saggio che analizza la presenza di Dante, se volete saperlo, poi magari nel tramonto della luna, che è l'ultima o la penultima poesia di Leopardi, e poi sicuramente nella ginestra altrettanto. Eh, quindi, ecco, questa presenza è più, è più visibile eh, all'inizio, alla fine del percorso poetico e meno al centro, meno al centro, soprattutto nella zona idillica. Ecco. Per quanto riguarda quest'area mi fermerei qui come indicazioni, e invece vorrei parlarvi oggi di un, quello che potrei definire un dantismo trascendentale. Trascendentale vuol dire appunto non nella carne, nella concretezza dei testi, ma come idea. No? Prendo la parola da Contini, naturalmente, che parla di petrarchismo trascendentale, e misurandomi un po' all'inizio con questi saggi fondamentali di Contini, perché Contini è un po' il responsabile dell'attribuzione di Leopardi al petrarchismo, invece, trascendentale. E lui sottolinea alcune caratteristiche generali della poesia leopardiana e le mette all'insegna della litote, della, sto citando insomma, le sue espressioni, della rinuncia agli estremi, quindi una lingua media, Ehm, non espressionistica insomma potremmo dire che è un'altra categoria eh, continiana, no? la ripugnanza per ogni tipo di espressionismo eh, quindi eh, il mio intento invece è quello di non di rovesciare eh, ma di così, discutere un po' ehm, Stavo per dire correggere, poi ho detto che bestemmia che sto dicendo: eh, diciamo aggiustare, discutere un po' questa formula continiana spostandola sull'altro asse. No? Quindi un, un dantismo trascendentale. E, uso, discuto un po' prima alcune categorie continiane: eh, che Contini, appunto, usa per, eh, per fare la sua operazione critica. E, un è l'unilinguismo, quindi il petraschismo trascendentale, diciamo così, si caratterizzerebbe per l'unilinguismo. Eh, però questo unilinguismo leopardiano è molto discutibile, c'è cioè in alcune zone, c'è cioè molto meno in altre, per esempio quella iniziale e quella finale che sono un po' sotto eh, l'insegna più dantesca, abbiamo visto. Unità di tono e di lessico, anche questa categoria è... Abbastanza inadeguata per i, per i canti che si servono di registri lessicali, stilistici molto diversi, addirittura alle volte nello stesso testo, all'interno dello stesso testo. Pensiamo alla vita solitaria, faccio un solo esempio. E non solo, ma credo che Leopardi abbia proprio costruito i canti in questo modo per non renderli eh, eh, omogenei, no? Questa, eh, sia per tonalità, sia per lessico, ma sia anche per sottogeneri lirici. C'è una costruzione narrativa dei canti che procede per accostamenti anche di sottogeneri lirici molto diversi tra di loro, per schemi metrici o per dissoluzioni di schemi metrici. Eh, lo stesso Contini, d'altra parte, eh, parla delle ricordanze come di un canto eh, eclettico e composito, addirittura onniaccogliente, e eh, questo contrasterebbe un po' con il petrarchismo di qui sopra. Altre due categorie eh, continiane ehm, sono... Eh, diciamo da, da discutere eh, per il petrarchismo non c'è interesse teoretico dice contini per i fatti di lingua ma invece per leopardi c'è un fortissimo interesse teoretico eh, anche filosofico e eh, sempre per il petrarchismo non ci sarebbe sperimentalità incessante e questa invece in Leopardi eh, c'è. Eh, e come? No? Eh, Leopardi è un poeta sperimentale, le prova tutte, prova i generi eh, diversi, costruisce il libro in modo molto complesso eh, cercando di allontanarsi dalla, dalla tradizione eh, in, diciamo, per costruire qualcosa di nuovo. Lo vedremo, una poesia senza nome, dice, proprio quindi che ancora non è stata inventata. <coughs> E addirittura poi questo atteggiamento sperimentale, se oltrepassiamo il confine della poesia, dei canti, è chiarissimo, è evidentissimo eh, su tanti tavoli, no? da quello dell'erudizione a quello della prosa soprattutto, eh, per non parlare poi dello zibaldone, che è, una, è, uno, è un laboratorio sperimentale in se stesso. Ecco, quindi diciamo, mh, io tenderei a, a spostare un po'... Leopardi da quest'asse eh, petrarchesco così deciso, eh, cercando di vedere come invece un, un, un opposto e complementare eh, trascendentalismo dantesco sia altrettanto utile come categoria interpretativa. Um, sì, un'altra categoria continua da discutere sarebbe l'assenza di moto, di moto nel, nel verso. Ecco, io non credo che per Leopardi si possa, questo sarebbe riferito a Petrarca, eh, non credo che per Leopardi si possa parlare di assenza di moto in una poesia invece molto, eh, molto mobile, molto energica, piena di spezzature, piena di, eh, insomma, sì, di trasformazioni interne. Bene, ma io passo oltre questa diciamo, premessa continiana che è stata decisiva per, per orientare il lavoro e, e andrei a... se andare avanti con gli appunti. Ecco, Un'altra cosa che c'è da dire è che, mh, appunto, a proposito dell'assenza di moto, della staticità, è che Leopardi ha, ha avuto come una sorta di tendenza a narrativizzare la poesia, quindi a darle un moto anche di intreccio, di intreccio romanzesco, oltre dunque che parlare di, 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 di moto interno al verso, io parlerei di moto anche a livello strutturale o macrostrutturale. strutturale e, e proprio a proposito di Petrarca ehm, c'è un disegno letterario che è uno di quelli che ho appena pubblicato, è stato ricordato poco fa, mm, in cui cerca di narrativizzare la vicenda di Petrarca. Ehm, dice: Incontro di Petrarca morto con Laura per la prima volta, quindi come se volesse fare del, del canzoniere un romanzo, insomma, e, e poi in un'altra della prefazione dell'interprete del 1825 alle rime di Francesco Petrarca. Ehm, ventilò anche l'idea di una storia dell'amore di Petrarca. Quindi, in qualche modo il canzoniere per Leopardi è eccessivamente statico, come dire, è ripetitivo. Ma su, il suo giudizio sul canzoniere lo vedremo in seguito. Però è già interessante questa tendenza a voler muovere, a voler narrativizzare, approfondire eh, la poesia petrarchesca in una storia. Bene, quindi eh, si sarà capito che una storia del dantismo, trascendentale o meno leopardiano, non può essere disgiunta da una storia del petrarchismo. Leopardiano sono due polarità che si incontrano e si intrecciano eh, e si oppongono, eh, ma anche si, si, ehm, si sovrappongono e si compensano nei canti. Ehm, facciamo una prima indagine a proposito dei, eh, dei generi metrici. Ehm, Ecco, allora un fatto che salta agli occhi, sempre tenendo sullo sfondo i due magneti, Dante e Petrarca, è che Leopardi ha utilizzato la terzina dantesca e l'ha utilizzata più volte. L'ha utilizzata nel primo tentativo di poesia originale di un certo peso, che è una cantica chiamata Appressamento della morte, questa. Questa cantica eh, non solo è del 1816, ovviamente non rientra nei canti, è un po' nel, nel laboratorio eh, iniziale. Eh, nelle quinte, insomma, del poeta che nasce pubblicamente nel 1818, ma eh, una, un frammento. Iniziale, un pochino rivisto di questa cantica, sarà pubblicato nell'appendice dei frammenti al, ai Canti nel 1835 e, e quindi eh, mantiene una sua vita, eh, viene conservato almeno un fra un pezzo di questa cantica fino alla fine, fino all'edizione eh, sua definitiva in vita, segno che non l'ha ripudiata del tutto. Ehm, e, e in Terzina dantesca sono anche le due legie, eh, le eh, siamo nel 1817-18, la datazione della prima è un pochino più incerta, e, mh, una si chiama Il Primo Amore, la seconda fu pubblicata a Bologna nel 26 e non inclusa nei canti, ma poi un frammento di questa Venne anch'esso incluso nel, nell'appendice di frammenti eh, nel 35 dei Canti. Quindi, nella edizione definitiva in vita compaiono ben due testi, eh, oltre al frammento di cui dicevo prima, eh, che sono in terzina dantesca: quindi Il Primo Amore, l'Elegia I e un frammento dell'Elegia II. Ecco quindi questo per dire che nei canti rimane traccia ben visibile del metro dantesco. E poi verso la fine della sua, del suo percorso negli anni 30, in un anno non precisabile con grande esattezza, c'è anche i nuovi credenti che è in Terzina Dantesca. Quindi, diciamo questo metro ha accompagnato Leopardi eh, fino alla fine. Ehm, ecco, e per, per contro. Eh, per contro possiamo dire eh, che è del tutto assente eh, dalla pratica poetica di Leopardi il sonetto. Eh, il sonetto, naturalmente, è il genere principe metrico del canzoniere petrarchesco, eh, e quindi eh, diciamo rapportarsi a, ad un poeta come Petrarca ignorando questo genere metrico è, una cosa, è un gesto piuttosto eclatante. Eh, Preciso che Leopardi ha composto un sonetto, eh, cioè Letta la vita dell'Arfieri nel 1817, ma questo è rimasto sempre fuori dalla storia dei canti, è precedente e rimane ai margini, mai pubblicato dall'autore, quindi una specie di esercizio privato. Ora, costituire un libro poetico organico come, fu, come furono i canti, come sono stati i canti nella loro complessa genesi, senza includere neanche un sonetto, a me sembra un gesto diciamo, piuttosto esplicito, eh, sul, che indica come Leopardi prenda le distanze, almeno a livello così di disegno generale del libro poetico, da Petrarca. Ecco... E, sul, sul, sul rapporto col sonetto c'è un bellissimo saggio di Christian Genetelli eh, che vi segnalo perché è veramente molto bello. Bene, ma torniamo, ehm, torniamo alle origini, quindi al Dantismo delle origini, con l'appressamento della morte. È una cantica che racconta il percorso di salvezza ehm, di un io che è sperduto, confuso. Eh, è in una situazione di confusione, eh, quindi una specie di selva, ma ehm, che a un certo punto viene confortato e guidato da un accompagnatore maestro che gli appare in una visione, quindi è evidente il richiamo anche dell'intreccio ehm, alla, alla, alla prima cantica insomma, eh, dantesca. E questo accompagnatore non è un poeta come in Dante, ma è un angelo. Eh, oh, questa cantica viene interpretata come una, una sorta di adesione ad, al dantismo che nel frattempo era andato consolidandosi nella, nella tradizione italiana a partire dalla eh, Basvilliana, quindi in morte di Ugo di Basvil, poemetto di Vincenzo Monti del 1793 in, che riprende appunto le terzine dantesche. Eh, su tutt'altro tema, insomma, eh, eh, diciamo, poi metto anche politico contro la rivoluzione francese. Eh, ecco, questo 1793 è stato datato da Dionisotti in un bellissimo saggio, ancora oggi fondamentale, che si chiama eh, Varia fortuna di Dante, sta in Geografia e Storia della letteratura italiana, come appunto la rinascita del dantismo no? eh, a fine Settecento. E questa rinascita del Dantismo può essere lo sfondo sul quale collocare questo interesse di, Dan di Leopardi per Dante, ma come vedremo, poi ehm, sarebbe eh, errato ricondurre eh, le scelte leopardiane a questa atmosfera che aveva anche una matrice, un colore, diciamo così, politico-patriottico. Leopardi, secondo me, le radici, le motivazioni sono assai diverse. Eh, C'è anche da notare. Che Leopardi era un accanito lettore fin dalla sua infanzia di Alfonso Varano, che eh, aveva ripreso anche lui diciamo, il modello dantesco nelle visioni sacre e morali. Um, e che sono eh, questi testi varaniani eh, molto presenti nella cristomazia della poesia che fu composta da Leopardi molti anni dopo, anzi Varano è il poeta addirittura più rappresentato. Eh. Quindi insomma non c'è solo la fonte montiana, ma c'è anche eh, quella varaniana che è forse anche indipendente da, da, da Monti. Ecco, recentemente approfitto per segnalare che... L'interesse di Leopardi per, per il modello dantesco, per il modello visione, eccetera, è stato, eh, è stato attribuito alla lettura di un poemetto. <coughs> Uh, L'ombra di Dante, di Giuliano Annibali da Urbino, eh, uscito a Loreto nel 1816, cioè lo stesso anno della cantica, e del quale Leopardi fece e scrisse una recensione mai pubblicata. Questa recensione è stata recentemente ritrovata tra le carte di Napoli, sempre da Cristian Genetelli, lo studioso che citavo prima. E, e, e attribuita ehm, insomma, indubitabilmente eh, a Leopardi. Quindi c'è stata un'occasione concreta, che è la lettura di questo poemetto e quindi una recensione scritta su questo poemetto, ma... Sulla, sul tessuto molto più variegato, ampio e complesso di un interesse che vedremo dopo, secondo me, di tipo antropologico. Eh, e sicuramente ha influito anche l'interesse proprio della cultura nazionale per un antismo diciamo, riscoperto da monti. Però sono tutti elementi che è bene tenere distinti perché non sono da cons considerare meccanicamente, nella loro me meccanicità. Ecco, quindi mh, ciò detto eh, è evidente che chiunque legga l'apprezzamento della morte vi ritrova diciamo, un, un dantismo a piene mani, intensivo come ho detto prima. Eh, vi faccio qualche rapidissimo esempio. Nel lessico, strozza, grifagna, membruto, eh, sintagmi come aria nera, aer fosco, mondogramo, gran vermo, volgare schiera, eccetera. Ce ne sono tantissimi. O locuzioni come le vene e i polsi, drizzar la mente, colui che tutto muove. Quindi, chi legge questo poemetto è chiaro che sente aria di Dante ovunque, sia nel metro, sia nella struttura, sia nell'intreccio, sia nel lessico, sia nello stile. Ma effettivamente non è un dantismo montiano più ammorbidito, ma è, è, è un dantismo insomma, più, mh, più aspro addirittura. Quindi Leopardi recupera il Dante originale, direi, non è che si fa influenzare troppo da, da Monti. Eh, vi faccio qualche piccolo esempio di contaminazioni perché il genio di Leopardi in, in, in questo poemetto consiste non solo nel riprendere alcuni sintagmi, alcuni lemmi, ma nel combinarli proprio in modo originale. Per esempio, al primo canto dei cinque, al verso 61, talor i mi sostava e l'aer tetro. Quindi, per il ritmo, eh, può ricordare lo giorno se ne andava e l'aere bruno. l'Inferno 2-1. Ma il. Il verbo, eh, quindi il sostare, con uso intransitivo pronominale, un po' anticheggiante, è preso invece da inferno 16,8, sostati tu. Quindi c'è un intreccio no, di, eh, di eh, una combinazione di riprese. Oppure abbiamo in una ripresa di rime, eh, di sistemi rimici, come nel primo canto, versi 86-93, c'è cioè Caggia, Selvaggia, Piaggia, che è la stessa di Inferno 6, 65-69. Oppure sentite questo, mh, primo, primo, primo eh, canto 97-99, bianco vestia lo spirito benedetto, raggiante come despero la stella e aveva il crimbiondo e giovenil aspetto. Quindi qui c'è tutta una contaminazione eh, purgatoriale questa volta. Eh, Purgatorio 12, a noi venia la creatura bella, bianco vestito, nella faccia quale par tremolando mattutina stella, che diventa eh, despero la stella e leopardi, però c'è anche biondo e rebello e di gentile aspetto ovviamente, da Purgatorio 3. Eh, quindi contaminazione di ogni genere, un, proprio un laboratorio sperimentale di dantismo in atto eh, e c'è anche la rappresentazione dello stesso Dante personaggio. Eh, nella cantica, nel canto quarto, vedi il magno Alighier che sopra l'etra ricordasi che ascese un'altra volta e del dir vostro pose la gran pietra. Su questo tema del porre la pietra del dire torneremo in seguito. Oh, è, è talmente forte l'influsso, la presenza di Dante in questo apprezzamento che in una nota, in una postilla alla cantica quarta, eh, Leopardi. Eh, sì, si difende un po' no? dall'angoscia dell'influenza e dice: Quando scrissi l'appressamento non aveva letto Dante che una sola volta, e mi fece gran meraviglia il trovare poi nel diciannovesimo purgatorio, eh, data agli avari la stessa pena che loro aveva dato io. Nel principio del terzo canto, senza saper nulla di quel luogo. <ride> Quindi è come dire: sì, va vabbè, l'ho letto una sola volta, eh, però alcune cose le ho dette prima io, insomma, poi le ho ritrovate eh, scritte da Dante. Quindi è evidente che questo rapporto di competizione che Leopardi aveva eh, un po' con tutti i grandi poeti. Eh, basti pensare che, eh, diciamo. Il numero di citazioni esplicite di un poeta non è un indizio. Di, di frequentazione di quel poeta, anzi, semmai a rovescio, quindi Leopardi cita meno i poeti che lo influenzano di più. E, e questo può valere anche per Dante, che non è citato moltissimo ehm, rispetto a Petrarca, ma invece ha una presenza molto forte. E per Foscolo questo schema è chiarissimo: lo cita pochissimo e invece ne è molto influenzato. Ehm, bene. Un altro ragionamento per generi metrici, fa l'abbiamo fatto per il sonetto, si può fare anche per la canzone. Dunque eh, la canzone è l'altro metro diciamo, portante dei, eh, del canzoniere petrarchesco e che è esplicitamente, si fin dall'inizio dello zibaldone, pagina 28, eh, il modello della canzone leopardiana è sicuramente eh, Petrarca. È sicuramente Petrarca. Ma eh, innanzitutto eh, c'è cioè il fatto che l'unica, la, la seconda canzone composta nel 1818 e pubblicata, eh, quindi Leopardi esordisce con questo genere eh, metrico, ma la seconda di queste due canzoni pubblicate insieme. Eh, è dedicata a Dante. Eh, quindi, eh, sì, il modello sarà anche petrarchesco, come dice in passi dello Zibaldone, però in, sconosciuti al mondo, insomma, scriveva per sé. Però fatto sta che esordisce come poeta eh, di canzoni con una dedica esplicita a Dante che sta anche nel titolo, eh, sopra il monumento di Dante, e che rientra un po' in tutta quell'atmosfera di riscoperta del dantismo di cui abbiamo detto e che Dionisotti ha, eh, diciamo, eh, così, eh, ha spiegato nel suo saggio già citato. Ma in secondo luogo, la cosa più importante forse è che la canzone petrarchesca, il modello di canzone petrarchesca si tinge subito di colori e ritmi più aspri, eh, più mossi, si fa più mossa e scontrosa direi. Quindi va, diciamo, se il modello è petrarchesco va in direzione dantesca, si muove, si, eh, si scompone, eh, si fa più energica per l'appunto, più mossa e più aspra. E, una verifica, diciamo questo alla lettura, ma c'è una verifica, diciamo, proprio che si può fare: una verifica oggettiva quando Leopardi pubblica le prime dieci canzoni nel 24 e ad esse aggiunge delle annotazioni, quindi una specie di, di saggio critico su se stesso, come la notizia bibliografica all'Ortis, come poi più tardi il Storia Cronistoria del Canzoniere. C'è cioè una specie di autocommento alle, ehm, alle canzoni dove Leopardi dice questo al lettore: Sono dieci canzoni e più di dieci stravaganze. Quindi qui incontriamo una parola che ci fa capire quanto Leopardi eh, orienti il suo percorso di, eh, di sperimentazione nel genere canzone verso la stravaganza. E la stravaganza è tutt'altro che eh, diciamo nell'orbita petrarchesca. Primo, di dieci canzoni neppur una amorosa, dice. Cioè queste canzoni sono dieci e nessuna di esse è amorosa. Ora, è evidente che qui c'è, eh, anche qui c'è un intento polemico nei confronti di Petrarca cioè di un canzoniere amoroso anche se non solo secondo e eh, lo dice qui esplicitamente avevamo il sospetto ma ora è esplicito secondo non tutte e non in tutto sono di stile petrarchesco questo ce lo spiattella così in modo molto chiaro terzo non sono di stile né arcadico eh, né frugoniano um, quindi non sono parte della tradizione post-petrarchesca, in sostanza, quindi insiste. Eh? Salto qualcosa. Insomma, non si rassomigliano a nessuna poesia lirica italiana. Poesia lirica italiana. Quindi è evidente che qui sta parlando del rapporto eh, con Petrarca, perché la commedia è altro. Mm? Poi diremo altro sul rapporto tra lirica e, e, e commedia. Insomma, in questo contesto delle annotazioni alle canzoni è evidente che c'è una presa di posizione esplicita, eh, pubblicata, quindi un'esposizione al pubblico eh, di tipo anti-petrarchesmo. È una specie di crescendo provocatorio no? <ride> che ha come obiettivo eh, principale proprio l'icona petrarchesca. Eh, ecco. Quindi le sue canzoni non appartengono, secondo queste dichiarazioni, al continente lirico a meno che e quindi al, al, al continente petrarca, a meno che non si voglia intendere per lirica un'altra cosa. Eh, qui c'è sotto l'idea che la lirica può essere altro rispetto a quella tradizione. Una cosa, chiamiamola così, meno petrarchesca, più ampia. Eh, ancora da scoprire, da inventare, un genere dunque da rifondare e in che in quel momento non può avere ancora un profilo e un nome. Eh? Vi, vi, vi ricordo questa espressione: è bellissima, un po' misteriosa, ma veramente... E seducente è dello Zibaldone a pagina 40, quindi nel 1800, inizio 19 probabilmente, eh, dove si propone di fare una, poesia, una nuova poesia senza nome affatto, una nuova poesia, quindi non petrarchesca, non nella tradizione petrarchesca, che ancora non ha un nome, non ha un nome vuol dire anche non ha una metrica, non ha uno schema metrico. Ehm, quindi eh, il sonetto non c'è. Le canzoni sono, ci sono, ma sono stravaganti, sono stravaganti. E infatti, se noi andiamo a vedere gli schemi metrici delle canzoni, eh, Blasucci, eh, ahimè, recentemente scomparso, le ha analizzati molto bene questi schemi metrici nel suo commento di cui è uscito solo il primo volume, ma sta per uscire il secondo. E eh, sono schemi metrici che vanno sempre più liberandosi, sempre più decostruendosi. E già dall'inizio partono non regolari, non, non, non fissi, insomma, non tradizionali. C'è da subito un lavoro di decostruzione che, eh, ehm, che lascia sempre più spazio ad una sperimentazione di tipo eh, come dire, dissolvente, cioè una dissoluzione eh, dei, ehm, del, dei metri tradizionali, soprattutto di quelli della canzone che un critico tedesco molti anni fa ha proprio chiamato così in un suo libro molto bello, cioè di Auflösung der lyrischen Genera, quindi la dissoluzione dei generi lirici. Ma è un progetto consapevole di Leopardi questo, di distaccarsi dal tronco petrarchesco e in questo diciamo, si fa aiutare per così dire da Dante ecco allora in questa storia siamo al 18 con l'esordio poetico ehm, Vado eh, esordio poetico delle canzoni nel 1818 canzoni più mosse, più aspre, più dinamiche meno petrarchesche eh, di quello che ci si poteva aspettare e soprattutto una di queste dedicate a Dante nel 1820 Leopardi legge, quasi, quindi due anni dopo, Leopardi legge quasi sicuramente, insomma è molto probabile, una recensione al Sismondi eh, nella Gazzetta di Milano, che è eh, una recensione eh, a questo libro di Sismondi eh, che è in polemica con eh, Petrarca, per l'appunto, e soprattutto, eh, vabbè, tra le tante altre cose io vado qui a quello che ci interessa, eh, e soprattutto eh, Sismondi polemizza sul sonetto, che sarebbe il genere massimamente responsabile del deprecato da lui eh, petrarchismo. Eh, dunque, eh, vi leggo parte di questa recensione perché secondo me è risuonata molto nelle orecchie di Leopardi, che era già predisposto però ad ascoltare questa voce. Petrarca, eh, il recensore riprende alcune parole di Gismondi, dice a Petrarca: avendo trascurate le maniere liriche usate da Orazio, e già questo era un duro colpo per Leopardi, che era oraziano fin da bambino, fin nel midollo, e di Orazio amava soprattutto il dinamismo, per l'appunto, l'energia. Torniamo a questi concetti. Ha circoscritte le sue poetiche aspirazioni, Petrarca, entro due angusti limiti: vale a dire il sonetto e la canzone. Quindi, qui trovava teorizzate da un certo sismondi che evidentemente non conosceva ancora, esattamente quelle, quei due, quelle due forme che lui stesso già da prima aveva accuratamente evitato, perlomeno o del tutto, sonetto, oppure diciamo, cercato di trasformare e sciogliere. Il recensore prosegue poi. Questi due metri, secondo il signor Sismondi, entro cui si rinchiuse, notate, eh, l'ingegno del Petrarca, furono quelli che incepparono, questo verbo è molto significativo, i suoi voli poetici. Quindi questi due metri inceppano l'energia, eh, il poetico di Petrarca. Il sonetto massimamente ebbe, un, ebbe una funesta influenza. Soprattutto la poesia italiana, siccome quello che ha ingenerato, sentite qui, eh, il vezzo dei concettini, ovvero i giochi di parole. Quindi, qui c'è una bordata, un attacco feroce, non solo al sonetto, ma al sonetto usato eh, in, in quel modo, no? Su, diciamo come al sonetto archetipico petrarchesco come generatore, come archetipo appunto di tutta una tradizione che poi va degenerando verso il concettismo. E qui sembra un po' di sentire un po' De Sanctis quasi, questo suo schema. Ecco quindi parole pesanti contro il capostipite riconosciuto della lirica italiana che ha inceppato eh, il, il poetico entro questi angusti limiti di cui Leopardi cercava di eh, uno eh, eliminare eh, un, un limite l'aveva proprio eliminato il sonetto e l'altro aveva cercato di romperlo, di allargarlo, di renderlo eh, flessibile. Ehm, ecco quindi. E rispetto ai concettini, a questo aggettivo eh, diminutivo che ritroveremo dopo in una citazione successiva di Leopardi, che mi fa pensare che abbia letto e meditato questa recensione, sarebbero in contrasto con quella eh, immaginazione immaginativa dantesca che nell'elogio degli uccelli, qualche anno più tardi, ehm, Leopardi definisce profonda, fervida e tempestosa. Quindi, qui proprio di Concettini non c'è l'idea, c'è qualcosa di molto più profondo, di molto più fervido, quindi energico e addirittura tempestoso. Quindi se è vero che Sismondì. Ehm, Coglie qualcosa che era già nella mente di Leopardi eh, fin da quando dichiarava voglio fare una poesia senza nome, quindi non petrarchesca, e che poi viene ribadito nelle annotazioni alle canzoni. È evidente che l'opposto dei concettini è l'immaginazione profonda, energica, fervida e tempestosa, dantesca. Oh, altra tappa di questo percorso, e forse poi dopo eh, finiamo, è eh, quella più esplicita. Ehm, Forse eh, è la lettera a Stella del 1826, e poi chiudiamo, diciamo, chiudiamo la prima parte con questa perché affinché rimanga nella memoria questa espressione che è la più forte, la più violenta di poetica antipetrarchesca leopardiana. Nel 26, dopo lo snervante lavoro di commento al canzoniere, perché eh, Per Leopardi si è misurato proprio eh, con il canzoniere quotidianamente per molti mesi, eh, pubblicandone un commento per Stella, l'editore, Milanese, alla fine, il 13 settembre 1826, snervato, stanco, scrive a Stella le seguenti parole. Io le confesso che specialmente dopo maneggiato il Petrarca con tutta quell'attenzione che è stata necessaria per interpretarlo, quindi non è un gusto da lettore superficiale, ma l'ho proprio dovuto eh, maneggiare, palpare eh, verso per verso, Sentite, qui io non trovo in lui se non pochissime, ma veramente pochissime bellezze poetiche, e sono totalmente divenuto partecipe dell'opinione del Sismondì. Eh, quindi, Sismondì aveva aperto una breccia, ma dopo aver commentato il Petrarca eh, si è convinto veramente di questa opinione. Il quale, nel tempo stesso, che riconosce Dante per degnissimo della sua fama ed anche di maggior eh, fama se fosse possibile, confessa che nelle poesie del Petrarca non gli è riuscito di trovare la ragione della loro celebrità. Quindi non solo aderisce al Sismondi, ma aderisce al, all'opinione del Sismondi su Petrarca, mettendo avanti invece Dante, il modello opposto. E eh, questo mi sembra molto significativo. Ci fermiamo. E forse leggo, posso leggere un'altra finisco, un, 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 finisco con le testimonianze e poi cerchiamo di capire invece cosa trova in Dante che gli interessa ehm, questa dichiarazione che può sembrare polemica, un po' una butade viene confermata l'anno dopo nello Zibaldone e nello Zibaldone significa non a un altro, quindi vuol dire lo, lo dice a se stesso. Quindi è più fededegno, diciamo questa affermazione perché non si sta rivolgendo a, una, a, a qualcuno, ma lo sta dicendo a se stesso. Ehm, quindi, in privato ehm, dice, dice così: eh, Parla di un testo di Lord Chesterfield, quindi siamo un altro. Ambito, il quale aveva definito sprezzantemente Petrarca, quindi siamo sulla stessa linea di Sismondi: un sing song love sick poet, eh? quindi un, un, po un poetastro un po' d'amore, di, di malattia d'amore eh, un po' così superficiale. E dice Leopardi, lo scrive nello Zibaldone, quindi a se stesso. Eh? Il conte di Chesterfield era veramente molto pratico e della lingua. Ed anche dei particolari e minuti detti usuali nel nostro parlar familiare. Ne io disapproverei molti dei suoi giudizi circa la letteratura, eh, come per esempio quello circa il Petrarca, simile al parere eh, del Sismondi. Eh, quindi, nota la somiglianza del parere di Chesterfield con quello di Sismondi. E poi, cita: Petrarca is in my mind, a sing song, sick poet, molto ammirato dagli italiani, ma gli italiani dovrebbero capire che eh, meritò più la sua laurea che il suo Lauro, quindi proprio una cosa molto sprezzante no? il qual giudizio molto sprezzante, cioè Petrarca non era degno del Lauro, troverà pochi approvatori in Italia fuori di me eh, quindi lui si mette proprio in privato nella schiera dei deprecatori di Petrarca eh, in quel... Uh, in, quel periodo, uh, in quel periodo, cioè poco dopo, pochi mesi dopo, nel 28, eh, dà un giudizio sulla commedia, eh, per questo dobbiamo cercare di vedere le due cose in contemporanea, no? Petrarca e Dante, come si bilanciano, che sembrerebbe incomprensibile, è un giudizio veramente strano. Tutti i giudizi che Leopardi dà su Petrarca sono singolari, sono, ne vedremo uno ancora più bizzarro. E scrive nello Zibaldone una frase così categorica, la Divina Commedia non è che una lunga lirica, dove è sempre in campo il poeta e i suoi propri affetti. È, è incredibile, qui sta rovesciando il sistema dei generi, lo sta stravolgendo, sta interpretando, vi ricordate che era la ricerca di una lirica nuova, senza nome, qui mentre sta demolendo Petrarca dice che la Divina Commedia è una lunga lirica. Perché? Il poeta è sempre in campo con i suoi affetti, quindi sta stravolgendo l'idea di eh, definizione di lirica. Per lui lirica è qualche altra cosa, è il poeta che prende la parola e si mette in scena, in campo, eh, sempre eh, esplicitando, esprimendo i propri affetti. Ora, e poi qui chiudo eh, questa prima parte, questa definizione di Dante che è così bizzarra sembra rovesciarne una molto precedente del, di dieci anni prima, riferita a Petrarca, che esaltando il Petrarca aveva detto, sempre nello zibaldone, egli versa il suo cuore e gli altri l'anatomizzano ed egli lo fa parlare e gli altri ne parlano. Quindi se nel 19... Petrarca era il poeta lirico per eccellenza, come dice anche in tante testimonianze, il suo modello perché versa il suo cuore, lo fa parlare, quindi è in prima persona all'interno del suo testo. Dieci anni dopo è Dante che versa il suo cuore, che mette in campo i suoi propri affetti in un testo che sicuramente non appartiene al genere lirico, diciamo formalmente, ma... Trascendentalmente, come forma interna, invece, è una lunga lirica. Siamo arrivati nella nostra storia al 28, quindi, a questa definizione sorprendente: la commedia non è che una lunga lirica, dove è sempre in campo il poeta e i suoi propri affetti, che rovescia una definizione analoga, diciamo di simile intento, che era stata fatta dieci anni prima, riferita a Petrarca. L'anno successivo, e poi qui finisco la storia diciamo, delle dichiarazioni su Dante per cercare invece poi di capire che cosa Leopardi cercava in Dante, l'anno successivo siamo nel 1829, Zibaldone 4491, c'è una, una sorprendente riflessione sull'imitazione che ci fa capire un po' meglio cosa non convinceva uh, Leopardi. Sia nel Petrarca stesso sia nel petrarchismo, queste due cose qui sono collegate. Ehm, Leopardi scrive: Il Petrarca tanto imitato, di cui non v'è frase che non si sia mille volte sentita, a leggerlo pare egli stesso un imitatore. Eh, questo è un'idea interessante, no? Il Petrarca è stato talmente imitato che quando si legge l'originale Petrarca sembra un imitatore di se stesso. E poi, qui troviamo quella spia lessicale, mh, sempre per leopardi bisogna stare attenti a spie lessicali anche minime, bisogna avere l'orecchio molto aguzzo. E, e scrive: Continua così, quei suoi tanti pensierini, oh, ciao, Roberto. Quei suoi tanti pensierini pieni di grazia o d'affetto, quelle tante espressioni racchiudenti un pensiero o un sentimento, vi ricordate la lirica agli affetti, bellissime, eccetera, che furono suoi, propri e nuovi, quindi in origine erano cose nuove e sue e proprie, ora paiono trivialissimi perché sono infatti comunissimi cioè perché sono stati infinitamente e a lungo imitati. Ora, se questo pensiero che ha una incredibile così, eh, originalità, no? lui sta parlando proprio del crearsi di una tradizione che rende usurato l'inauguratore di questa tradizione. Quindi il petrarca è stato capace di innovare. Ma questa sua innovazione è stata talmente imitabile, questo è il punto, talmente imitabile, talmente facile imitare Petrarca, che lui stesso sembra un imitatore di se stesso. E la spia di tutto quello che abbiamo visto fino adesso, cioè tutta l'adesione alla linea Sismondi, Chesterfield, eccetera, sta in questa parola pensierini, pensierini, perché riprende quei concettini che... Abbiamo visto essere stati diciamo deprecati nella recensione al Sismondì, ma erano parole di Sismondì. Quindi, come dire, vi ricordate l'idea dei limiti, dei confini no? Del, dell'essere il petrarca come dire, inceppato nella sua energia? E qui c'è un'idea diminutiva. Eh, è inceppato dal fatto che in fondo i suoi versi sono, appunto, esprimono pensierini concettini e non cose grandi, non cose profonde e questo dobbiamo mettere in relazione, questo pensierini concettini, con l'idea espressa appena un anno prima che la commedia è una lunga lirica. Eh? Quindi c'è un'idea anche di dimensione, cioè di eh, un qualcosa di grande, di... Eh, che oltrepassa i confini, che non può essere ristretto, che non può essere determinato in Dante, mentre in Petrarca, benché questi conce concettini fossero all'inizio nuovi e propri, alla fine sono appunto facilmente gestibili, eh, facilmente ripetibili. Ecco, per Dante questo non poteva avvenire. Eh, Limitabilità di Dante è diversa, è un qualcosa di diverso. Dante non si può imitare in questo senso, si può solo emulare, cioè si può solo diventare un altro Dante, cioè ricominciare da capo o essere ispirati da Dante non dall'esterno, ma come dire, dall'interno. Ecco, allora, eh, ciò premesso, andiamo adesso a vedere a fare delle ipotesi, a ragionare su quali sono le caratteristiche che rendono Dante eh, inimitabile, che lo rendono più profondo, lo rendono più energetico, più mosso. Eh, eh, isolerei tre insiemi. Il primo insieme è quello che chiamerei del vario, dell'irregolare e del mostruoso. Queste cose eh, vanno insieme. Eh, questa area, diciamo, concettuale mh, si intravede già nell'Epistolario all'inizio, nell'Epistolario col Giordani. Ehm, Nell'Epistolario col Giordani, eh, Leopardi all'inizio è un pochino succube di, 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 di Giordani, insomma cerca di, di compiacerlo, si mh, ne dichiara d'accordo su molte cose. Su una sola cosa non è mai d'accordo e lo dice molto chiaramente. Ehm, ed è che la letteratura non deve esprimere necessariamente il bello, ma può esprimere anche il brutto. Questa è l'unica idea sulla quale non concorda eh, e lo dice chiaramente, molto spavaldamente con Giordani. Ehm, ecco, quindi ehm, l'oggetto delle belle arti, sostiene Leopardi nel 17, nelle lettere, non è il bello, ma la natura nel verisimile e dunque anche il brutto. Altrimenti, e qui cito, Omero, Virgilio e gli altri grandi avrebbero errato infinite volte e Dante soprattutto che ha figurato il brutto così sovente. Quindi Dante diventa come dire, il modello, l'esempio di, di come la letteratura può essere di grandissimo valore, di grande valore, anche raffigurando il brutto e lo mette insieme ai suoi due idoli eh, massimi che sono Omero e Virgilio. Dunque Dante è soprattutto il poeta del vero. E quindi dirà altrove è più efficace, e qui veniamo un po' al gusto leopardiano differenziato per cantiche, è più efficace, indoviniamo dove, se gli piaceva il Dante rapprese, diciamo, che, che rappresenta il brutto, ovviamente nell'inferno. Eh? La cantica dell'inferno è quella che Leopardi predilige, l'abbiamo visto anche nel concreto, quando nell'appressamento eh, trae quasi tutto diciamo, dal, dal linguaggio dell'inferno. Quindi sul piano linguistico non gli interessa tanto l'eleganza, la, la raffinatezza, quanto la proprietà e la giustezza delle parole che si devono adeguare a ciò che c'è in natura. E in natura c'è anche il brutto, cioè tutti gli aspetti dell'esperienza. Ehm, sentiamo qualche altra citazione, questa volta dallo Zibaldone: ehm, tutti e tre. I trecentisti applicarono la nostra lingua alla letteratura togliendola dalle bocche della plebe, le diedero stabilità, regole, andamento e indole. Quindi qui sta dicendo una cosa abbastanza ovvia che i trecentisti formarono la lingua prendendola dalle bocche della plebe. Ma il solo Dante osò manipolare questi materiali grezzi, questa è la parola che usa, ora la vediamo, anche i dialetti. Eh, a volte anche con molto mala riuscita, quindi non sempre perfettamente, e col suo magnanimo ardire: vedete di nuovo il concetto di magnanimo, di, a, di ardire, quindi di uscire fuori dai limiti. Eh, qui abbiamo a che fare col sublime, no? con l'oltrepassamento dei limiti. Pigliando quella linguaccia greggia ed informe dalle bocche plebee e volendo innalzarla fin dove si può mai giungere si compiacque anche in onta della convenienza e buon gusto poetico di applicarla a ciò che allora si stimava la più sublime materia, cioè la teologia. Quindi qui siamo a Zibaldone eh, eh, 1994-95, quindi non più nelle lettere a Giordani, ma c'è l'idea che Dante si distingue dagli altri due trecentisti. Perché il salto dalla, 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 dalle bocche della plebe, cioè dalla, dalla, eh, dalla materia grezza, greggia, linguaccia greggia ed informe della plebe, il salto verso il nobile, l'alto, il sublime è più forte, è più ardito. E eh, tant'è che questa bocca, eh, questa lingua plebea è, è usata da Dante per rappresentare eh, il livello più alto diciamo, del, eh, della, di ciò che si può rappresentare, cioè cose, questioni teologiche. Cioè addirittura rappresenta cose teologiche con una lingua bassissima, quindi il salto è vertiginoso, è come uno, uno shock. Eh, quindi, per la mescolanza, l'impurità della lingua. Ehm, per la varietà eh, eh, egli è paragonabile Dante solamente a un altro poeta che è il poeta eh, per eccellenza per Leopardi, l'archetipo assoluto, il primo e l'unico, il più grande di tutti i poeti che è Omero che fece la stessa cosa eh, prelevando eh, eh, parole da tutti i dialetti, da tutti i linguaggi e mettendoli insieme. Quindi è proprietà versus eleganza, è varietà versus quello che abbiamo detto all'inizio, altro che monolinguismo, assolutamente no, cioè Dante è efficace, è forte, proprio, per, proprio perché non è monolinguistico, proprio perché prende la parte più bassa della lingua e la trasforma, gli dà energia, è come eh, una, una scossa elettrica, eh? direi che, Potremmo immaginarcelo questo Dante come una specie di Frankenstein, cioè un corpo un po grezzo, così che a un certo punto prende vita e arriva alle altezze più sublimi. Quindi ehm, il brutto, il vario, l'irregolare, il mostruoso come un qualcosa che appartiene a Dante e non per niente a Petrarca, che invece eh, eh, si appropria della sfera dell'eleganza, del... Ehm, Dell'eleganza. Eh, ecco, seconda sfera, secondo ordine di idee, eh, secondo motivo trascendentale diciamo, del Dantismo leopardiano, è, eh, è che Dante è il poeta dell'origine, eh, è il poeta inauguratore, colui che dà origine alle cose, alla lingua, al mondo. Eh, Abbiamo visto che anche Petrarca è riuscito ad esprimere cose nuove, aveva detto, ma queste cose nuove sono state poi talmente imitate che sono diventate vecchie, sono diventate logore. Per, per Dante questo non è possibile. E Dante è colui che sta all'origine all della civiltà. Eh, è il primo, il primo poeta In altrove dice che eh, così come Omero ha inaugurato la poesia greca, Dante ha inaugurato quella italiana, quindi non è alla pari con gli altri, eh, con gli altri trecentisti eh. Dante è l'inauguratore per eccellenza quindi, ehm, quindi diciamo, l'interesse di Leopardi per Dante qui mi riallaccio ad un accenno che ho fatto all'inizio non è tanto orientato sugli stessi paradigmi eh, che hanno ispirato la riscoperta di Dante nel Settecento, eh, quindi Monti l'abbiamo visto, ma tut tutta quell'atmosfera che cambia di dantismo eh, nazionalistico, patriottico, eccetera, è su tutt'altra lunghezza d'onda che, 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 che nasce e cresce il dantismo leopardiano, è una, un dantismo, come dire, antropologico, cioè Dante è colui che eh, è capace di, di inaugurare, di creare eh, gli esordi, gli inizi della civiltà linguistica eh, e poetica. Ecco, è una, un, un generatore, come una fonte, una fonte eh, primordiale. E quindi direi che l'interesse di Leopardi per Dante si inserisce in un ambito, come dire, vichiano, eh, cioè di riscoperta delle origini in questo senso. E vediamo un passo dal Zibaldone 1028 che dice così: ve lo leggo nella prima redazione, prima eh, tagliando qualcosa, la Bibbia ed Omero sono i due gran fonti dello scrivere, dice l'Alfieri nella sua vita. L'Alfieri ha una storia, diciamo un ruolo in questa storia perché è come dire il, il, il piccolo Dante dei, dei tempi immediatamente precedenti ai suoi. Quindi la Bibbia ed Omero sono i due gran fonti, eh, questa metafora della fonte acquatica. Dello scrivere, non per altro se non perché, essendo i più antichi libri, sono i più vicini alla natura, sola fonte del bello, del grande, della vita, della varietà. Introdotta la ragione nel mondo, tutto a poco a poco, e in proporzione dei suoi progressi, divien brutto, piccolo, morto, monotono. Questo è un ragionamento sulla Bibbia ed Omero come i libri più antichi e. Essendo più antichi, sono i più naturali. Vedete il paradigma antropologico? Nulla a che fare col nazionalismo, con nazionalismo. È proprio un paradigma antropologico. Sono i libri, la poesia più vicina alla natura. Omero, la Bibbia, le fonti dello scrivere. E quindi, dopo Omero, c'è solo decadenza. Dopo la Bibbia, c'è solo decadenza perché c'è razionalizzazione e quindi tutto diventa eh, brutto, piccolo. Piccolo, piccolo, ricordatevi i concettini, i pensierini, morto, monotono, monotono, ricordatevi lim l'imitabilità di Petrarca. Eh? Oh, io ho dato una lettura un po' tendenziosa di questo passo come se lui stesse parlando di Dante, ma Dante non è stato nominato, quindi sono io tendenzioso? Eh no, perché nel manoscritto se noi andiamo a guardare il passo suona così. C'è stata una piccola integrazione. La Bibbia ed Omero sono i due gran fonti dello scrivere, dice l'Alfieri nella sua vita. Così Dante nell'italiano, eccetera. Eh? Quindi eh, aggiunge Leopardi a un certo punto una immagine che, così come la Bibbia ed Omero sono i due gran fonti dello scrivere antico, così Dante è lo stesso nell'italiano. E quindi questa piccolezza, questa monotonia la possiamo interpretare come, diciamo, sullo sfondo di quello che abbiamo visto prima, come imitabilità petrarchesca e concettini perché c'è una razionalità eh, piccola che è facilmente imitabile perché è razionalizzabile. Mentre Dante non si può restringere, non si può racchiudere, non si può, come la fonte... Che non può essere compresa, come dice Goethe in una famosa frase, non possiamo comprendere la fonte perché sgorga continuamente, non possiamo racchiuderla. Quindi, diversamente da Petrarca e Boccaccio, che hanno anche loro stabilizzato la lingua, Dante, essendo più antico, più vicino alle scaturigini della vita, all'energia primordiale, crea parole che non esistono, forma composti, quindi. Neologismi, questo per Leopardi è un elemento molto importante della creatività linguistica e per questo ho citato Alfieri come piccolo Dante, perché Alfieri, eh, dice Leopardi, è uno che crea le parole, compone parole che non esistono e quindi in questo ha una funzione creativa simile a quella dantesca. E Dante, come Adamo, dice, eh, trae nomi dalle cose, quindi c'è un atto proprio creativo che dalla cosa trae il nome. Chiama le cose coi nomi lor propri. Quindi la proprietà di nuovo si contrappone all'eleganza. Eh, quindi la proprietà è più importante dell'eleganza, cioè si dà il nome giusto alla cosa che la definisce, anche se questa cosa è brutta. Eh, e anche se questa cosa è varia, è informe, però è, è la capacità del poeta di nominare le cose secondo giustezza, secondo proprietà e questa è solo dantesca, non è eh, degli altri due eh, trecentisti, eh, quindi, facoltà generatrice, e, dunque. Eh, quindi vediamo un altro passo del 23 che è ancora più significativo dal punto di vista eh, che io uso molto di una, eh, come dire, di una lettura un po che tiene conto dell'inconscio, no? del, dei movimenti dell'inconscio. Un passo del, del 23, Zibaldone 3290-91, ehm, è, eh, Leopardi scrive, i migliori e più perfetti modelli ed opere sono le più antiche. Anche qui leggo la prima redazione, i migliori e i più perfetti modelli ed opere sono le più antiche, questo è un concetto che abbiamo già visto, le antiche sono più vicine alla natura e quindi sono la scaturigine del poetico. Come tra noi, tra gli italiani, la commedia di Dante e il canzoniere di Petrarca. È nel suo genere, siccome la prima, così anche la migliore opera. Allora qui un po' si contraddice quello che ho detto prima, perché mette insieme la commedia di Dante e il canzoniere di Petrarca. E eh no, perché se noi andiamo a guardare il manoscritto dello Zibaldone, vediamo che il canzoniere di p. Punto, è cancellato. Quindi lui prima mette insieme la commedia e il canzoniere di Petrarca come libri più antichi e vicini alla natura migliori e più perfetti eh, modelli di scrittura poetica e poi cancella il canzoniere, quindi qualcosa non lo convince, cioè qualcosa che resiste in Leopardi a considerare il Petrarca come un inauguratore come un creatore infatti ehm, se Vichianamente scrive la natura della poesia è che la sia somma nel cominciare quindi all'inizio la poesia è somma e poi va solo a decadere. Dante non ebbe né avrà mai pari, scrive, fra gli italiani, non ebbe né avrà mai pari, quindi è inimitabile, è il contrario di Petrarca, che è stato invece imitabilissimo. Quindi Dante, essendo più vicino alle origini, anzi, il solo vicino alle origini, non è imitabile. Um, quindi la commedia è il modello più perfetto di poesia italiana, modello più perfetto come ho detto prima, ma contemporaneamente non è imitabile. E che modello è? Se è un modello non è imitabile, non può essere più un modello. Quindi qui c'è una contraddizione che spiega proprio la natura del tentativo eroico di Relio Pardiano di ricreare l'antico senza imitare l'antico. Eh, quindi creando qualcosa di nuovo che imiti non eh, diciamo, ehm, la, la natura naturata, possiamo dire la poesia naturata, ma la poesia naturans, cioè l'impulso poetico originario che ancora non si è cristallizzato, non si è definito in forma. Quindi, seconda categoria, Dante come inauguratore, come fonte che non è possibile circoscrivere, che non è possibile neanche imitare ovviamente. Perché? Perché la fonte? Perché l'acqua che esce dalla fonte nel momento in cui non la fermiamo c'è sempre una nuova acqua che sta scaturendo, non possiamo fissarla, non possiamo fermarla. Terza categoria che userei è quella della sprezzatura, una, insomma un concetto ben noto diciamo, nella storia letteraria italiana, e, però diciamo, il primo che eh, adopera questa categoria trascendentale è Dante. Abbiamo... Già parlato del fatto che usa questa lingua informale della plebe no? e dà forma all'informale, ecco questo è proprio la sprezzatura, dice con due parole, Zibaldone 57, quindi all'inizio nel 1819, con due parole desta un'immagine, lascia molto a fare alla fantasia. Questa è un'altra caratteristica della, del poetico dantesco, è la rapidità. La sintesi, lo scorcio, quindi il eh, non dettagliare, eh, il non circoscrivere le cose, ma lasciar fare al lettore, quindi lasciare aperto il campo all'immaginazione. E questo ha a che fare sempre con l'idea di pensierino, di concettino. Petrarca definisce tutto, rende tutto diminutivo, eh, è una specie, produce una specie, scusatemi il paragone di prêt-à-porter. <ride> E mentre con Dante non si può fare perché è il lettore che deve fare il lavoro. Dante ti dà degli appigli, ti dà delle tracce, ma su queste tracce l'immaginazione del lettore deve scattare, eh, deve completare. È un po' il meccanismo, avete capito, dell'infinito. Eh. La siepe, io ti do una qualcosa ma, e poi eh, io nel pensiero mi fingo, il lettore deve fingersi quello che non c'è. Ma questo. La parte che c'è però deve essere atta, deve essere appropriata per scatenare l'immaginazione, quindi la sintesi, la scolpitezza dantesca è, richiede una grande energia per cogliere le linee portanti della realtà, delle cose, del vero. Quindi le cose, diciamo, nell'ambito del piccolo, del... Del dettagliato, del limitato, eccetera, il grande archetipo antico è Ovidio. Eh? Quindi diciamo l'opposizione antica omero ehm, Ovidio, Omidio, Ovidio è troppo descrittivo, per, proprio non gli piace a Leopardi, nonostante i miti è troppo descrittivo, è troppo dettagliato, è troppo minuzioso. Quindi Omero. Lascia spazio alla fantasia del lettore, Ovidio no, Dante lascia spazio alla fantasia del lettore e Petrarca no. Qui non lo dice esplicitamente, ma noi stiamo ricostruendo questa eh, trama che ce lo fa capire. Quindi. Um... E leggiamo quest'altro passo. Dunque, le cose in Dante non sono logorate come in video, video da un lungo circuito dice, di parole, ma sono evocate una dopo l'altra, velocemente quindi, la velocità è una caratteristica essenziale di Dante. Ogni gesto produce un'immagine. Zibaldone 2042. Ogni immagine è talmente concentrata ricordatevi l'aggettivo profondo che usa nell'elogio degli uccelli. Da avere in sé simultaneamente, questa non la sto dicendo io questo avverbio, è proprio di Leopardi, incredibile, sembra quasi prefuturista, una ricchezza inesauribile. Vi leggo il passo. Zibaldone sì, 2041. La rapidità e la concisione dello stile piace perché presenta all'anima una folla di idee simultanee. O così rapidamente succedenti, sì che paiono simultanee e fanno, attenzione al verbo, ondeggiare l'anima, ondeggiare in una tale abbondanza di pensieri o di immagini o sensazioni spirituali che la o non è capace di abbracciarle tutte e pienamente ciascuna, o non ha tempo di restare in ozio. E priva di sensazioni. Quindi questa velocità dantesca, questa rapidità, questa pennellata rapida di sprezzatura permette, non permette alla, al, al lettore di riposarsi, di abbracciare completamente, di circoscrivere, di definire e quindi di limitare, di rendere povero, monotono, meschino eh, l'immagine eh, e la tiene perennemente in Movimento in energia. Eh, questa una, veramente è una, una, una poetica quasi pre pre pre, pre futurista insomma, della, della successione di, di, di parole e libertà, di paroliberismo, insomma, cioè Dante ti dà solo delle, ehm, delle parole... De, 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 de delle immagini molto sintetiche, molto scolpite, molto rapide, veloci, che si susseguono. Il lettore deve stargli dietro, quindi deve essere perennemente in movimento e in energia. Quindi, mh, anche in questo Dante è simile ad Omero. Omero ha la stessa capacità, ehm, del quale Omero Leopardi paragona la freschezza dello stile. E delle immagini a quei campi fertilissimi per natura non mai lavorati oppure, altra metafora, a quei cavalli indomiti lungamente ritenuti nelle stalle. Quindi, Omero, che abbiamo visto essere l'analogo antico di Dante o semmai viceversa, è paragonato a ehm, campi. Fertilissimi, ma mai lavorati, quindi qualcosa di originario, ricco di sostanza, di nutrimento, di, eh, di, di, eh, di, di energia che ancora non è stata sfruttata, di potenzialità non sfruttata. Oppure cavalli indomiti, siamo vicino alla natura che ancora non è stata addomesticata né dall'agricoltura né dall'allevamento, vedete la mente. Vichiana di Leopardi che ragiona in termini proprio di, eh, di ere, di epoche. Quindi eh, Dante e Omero più selvatici, più indomabili, più ineducabili e quindi non imitabili, evidentemente. Altro campo metaforico interessante è quello dell'acqua. Ehm, tra gli ambiti metaforici che sono usati da Leopardi per definire la qualità dello stile dantesco, eh, ve è anche, l'abbiamo già visto, l'ondeggiare, quindi quello acquatico. Ehm, lo stile di Dante, se lo stile di Dante è il più forte, dice Zibaldone 2042, più forte che mai si possa concepire, e per questa parte è il più bello e dilettevole, quindi la forza è l'origine del bello, eh, non l'eleganza. È perché fa ondeggiare l'anima, è incapace di contenere e circoscrivere le sensazioni destate da tanta forza e rapidità di immagini. Ora, nel settembre del 28, cioè sette anni dopo, Leopardi trascrive nello Zibaldone, da una rivista francese, una conferenza di un certo Granville Penn sul primo verso dell'Iliade. Un verso che, secondo questo conferenziere, trasgredisce la legge metrica ed è paragonato dall'oratore allo straripamento delle acque di un fiume. Quindi il, il bollettin de Ferussac, c'è cioè questa rivista, riassume così. Um, eh, Dallo straripamento delle acque di un fiume alla première éruption des eaux d'une rivière au moment où l'on ouvre l'écluse qui les retient. Et avant que ces eaux... Reprenant leur pente naturelle, coulent d'un corso uniforme et régulier. Quindi, il primo verso dell'Iliade è come l'irruzione dell'acqua quando si apre la chiusa, e prima che queste acque, eh, colando per l'inclinazione naturale, riprendano un corso regolare e uniforme. Quindi il primo verso dell'Iliade è proprio questa esplosione eh, di eh, questo scaturire violento dell'acqua che non può essere circoscritto, non può essere educato, non può essere eh, riportato a uniformità e regolarità. Ora, perché ci interessa questo passo che Leopardi legge in un articolo, su una conferenza, sul primo verso dell'iliade? Perché? Mm, lo mette in relazione lui stesso nello zibaldone a uno precedente del luglio. Um in cui aveva eh, tirato fuori uno di, un altro di quei giudizi su Dante <ride> di, di fronte al quale uno rimane sconcertato no? e, e che nessun critico che io sappia è riuscito a capire. Mm, è incomprensibile, qui abbiamo il, illustri anche filologi romanzi, vediamo se riusciamo a capire eh, perché dice questa stranezza, questa stravaganza. Dice, i versi di Dante non sono stati in principio metrici, cioè regolari, bensì ritmici, fatti, sto citando, cioè ad un certo suono, non ad una regolata e costante misura. Solo in seguito sarebbero stati regolarizzati dai diaschevasti, cioè i diaschevasti sono quelli che hanno regolarizzato eh, l'epo somerico. No? Questo lo dice di Dante, ma chi è, che, chi è che può aver regolarizzato Dante rispetto ad una? ad un verso in principio metrico e che poi è diventato ritmico eh, adesso forse poi tu puoi dirmi qualcosa leggo tutto il passo per farvi vedere che non sto inventando aggiungo che credo ancora che i suoi versi di dante fossero ritmici non metrici cioè fatti ad un certo suono non ad una regolata e costante misura alla quale fossero ridotti in seguito dai diaschevasti così è probabile che originalmente nell'intenzione ehm, è probabile che originalmente nell'intenzione dell'autore fossero ritmici i versi di Dante ridotti poi per lo più metrici nello stesso secolo XIV e così come ha provato il loro dotto editore ehm, furono puramente ritmici i versi dell'inglese Chaucer lo furono ancora certamente quelli dei più antichi verseggiatori nostri provenzali spagnoli e francesi ora io credo che questo passo non si possa eh, non si possa non si debba comprendere alla lettera cioè, mi sembra che se ne debba capire la ragione profonda e la ragione profonda sta proprio in questo voler ricondurre Dante ad una come dire, antichità omerica e quindi ad un dettato poetico che noi non possiamo neanche cogliere nella sua originaria forza, vitalità e irregolarità perché eh, è stato in seguito, come dire, ridotto ad una comprensibilità eh, metrica, diciamo, ad una misura metrica eh, comprensibile per le nostre orecchie, come se fosse un qualcosa di talmente selvatico che non fa parte neanche addirittura della lingua eh, organizzata, regolarizzata e quindi deve essere passato per forza attraverso un processo di regolarizzazione. Quindi vedete quanto è forte la pulsione di un Dante originario che assomiglia ad un Omero originario, ma qual è l'Omero originario? L'Omero originario, Leopardi lo sapeva bene perché ha letto nel 28 Wolf, è l'Omero orale. Orale. Quindi è come se lui intravedesse una specie di Dante che pronuncia i suoi versi in un certo modo ehm, ehm, ritmico e non metrico eh, e che poi noi però possiamo eh, raggiungere solo attraverso una successiva regolarizzazione scritta, quindi scritturale, che dal ritmo è passata a. Al metro, quindi un Dante premetrico in un certo senso. Quindi vedete a che punto estremo si giunge, giunge Leopardi nell'immaginare un Dante che è talmente originario, talmente scaturigine della natura che noi neanche possiamo percepire com'era nella sua originarietà: eh? è come appunto un campo non lavorato, un cavallo indomito eh? che ancora non ha domesticato. Ecco, ehm, sono le 5 e un quarto però. Io avrei un ultimo pezzo, però è, diciamo non so se ci possiamo avventurare o possiamo anche fermarci qua. Eh, dieci minuti? Sì, forse dieci minuti ce la faccio. Eh, Volevo solo aggiungere un'ulteriore pennellata o strato a questa rappresentazione del, dan, del, dantismo, del, del Dante trascendentale, cercando di capire, facendo un'incursione di genere. Che cosa intendo per genere? Cioè, usando la categoria, la contrapposizione maschile-femminile. Quindi questo è un tentativo abbastanza azzardoso, ma ve lo lancio come idea. Ehm... Partiamo da un passo dello zibaldone in cui Leopardi, si rivolge, eh, scusate, in cui Leopardi cita un brano del, di Federico di Prussia eh, che dà un commento, che esprime un giudizio sulla lingua italiana, sulla poesia italiana. E dice ehm, che Tasso, dice Federico di Prussia, ehm, cioè, nella uh, poesia di Tasso, una lingua molle attenzione all'aggettivo e sprovvista di forza, che sarebbe l'italiano, ha preso in Tasso un'air mal e dell'energia, un'aria maschia e dell'energia. Quindi, la lingua italiana è tendenzialmente molle. Uh, è sprovvista di forza, ma tasso l'ha resa energica, gli ha dato un'aria maschile. Dunque, Leopardi è molto infastidito da <ride> questo giudizio di Federico di Prussia, anche se lo stima molto, e dice: eh, Punto sul vivo reagisce lui sempre in modo eh, così. Eh, come un puledro infastidito e noto queste parole perché si veda l'esattezza del giudizio degli stranieri, qui è sarcastico, sulla nostra letteratura, come a dire che cosa vuoi che capiscano questi stranieri di che si impacciano e la verità della material cognizione che si ne hanno, cioè nessuna verità. Lascio quello che Federico dice in generale sulla nostra lingua, ma il particolare del tasso, che è un fatto, e che poco si richiedeva essere istruito come stesse, non è, non è egli tutto il contrario del vero? Eh, cioè, dice è oggettivo che Tasso non ha una lingua maschile, non ha una lingua energica, semmai ha una lingua molle, eh, dolce, eh, e molle. Eh, lo vedremo è un aggettivo petrarchesco eh, che si addice al Petrarca. A questo punto, Leopardi aggiunge il paragone che ci interessa. Federico dice del Tasso. Quel che è vero di Dante, del quale il Tasso è tutto il contrario, anche più dell'Ariosto e quasi dello stesso Petrarca, eccetera. Eh, questo è materiale prezioso perché esce inavvertitamente dalla penna. Lo Zibaldone è così, lui scatta con certe cose che magari in un scritto per la pubblicazione non avrebbe detto. È un moto spontaneo di difesa di una certa idea della lingua italiana, all'insegna di un'energia maschile, energica, forte, che però non è da attribuire a Tasso, bensì proprio a Dante eh? e non ad Ariosto e quasi, non anche qui c'è questo quasi che ci fa capire che Petrarca sta sul limite, insomma. Um, All'idea di una debolezza o mollezza di tasso, Leopardi però si affeziona e la riprende qualche giorno dopo. Dice, se la qualità dello stile del tasso, considerato in generale, pecca in qualche cosa, questo si è più che in altro nel molle. E certo non di rado esso dà nel debole, anzi pur nel freddo, e in quel basso che nasce da debolezza da mancanza di nervo e di forza per sostenersi in alto e ritto, eccetera, in poca sostenutezza. Questo è molto più frequente nel tasso che o in Dante o in Petrarca e più ancora che in parecchi poeti del secondo ordine. E quindi qui invece Dante e Petrarca sono appaiati diciamo, nel, eh, nell'essere più forti di... Um, di eh, più forti, più energici di tasso, però sotto sotto lavora sempre questo dubbio che abbiamo, che abbiamo già più volte scandagliato sulla forza o debolezza del Petrarca, insomma non sono esattamente sullo stesso piano Dante e Petrarca e questo ce lo dimostra il primis, uno dei primissimi luoghi dello Zibaldone in cui in quel Leopardi parla di Petrarca, ve lo leggo, sono proprio esclusivamente del Petrarca, in quanto all'affetto, non solo la copia, ma anche quei movimenti pieni tu pathos, cioè di pathos, e quelle immagini affettuose, e, e tutto quel che forma la vera animata e calda eloquenza. E dall'influsso che ha il cuore nella poesia del Petrarca viene la mollezza e quasi untuosità, come d'olio soavissimo delle sue canzoni e che le odi degli altri, appetto alle sue, paiano asciutte e dure e aride, non mancando a lui la sublimità degli altri e di più avendo quella morbidezza e pastosità che è cagionata dal cuore, morbidezza, pastosità. Ehm, ora, se questa è una frase del 18, dove si individua già il Petrarca all'insegna del molle, del pastoso, del morbido, eccetera, è facile pensare che... Questa idea di mollezza può, come dire, con l'andar del tempo eh, e soprattutto a contatto stretto con il canzoniere può diventare un sentimento di fastidio per l'eccesso di mollezza e di untuosità eh, e di debolezza, eh, quindi allontanamento dalla natura verso quelli che poi chiamerà eh, pensierini. Ecco... Ehm salto qualcosina, che ci sono tante definizioni, invece Dante è più chiaramente nell'insieme delle riflessioni leopardiane paragonabile a, eh, a uno stile che Leopardi attribuisce ad un altro eh, antico ma prosatore, e cioè Frontone. Quindi Frontone è, eh, nei due discorsi su Frontone, insomma, è... è Adopera uno stile maschio, robusto, non va dietro a frivolezze, a grazie ingannevoli, cerca la sodezza e la forza. Gli ornamenti che adopera non consistono in parole, ma in cose, e perciò sono, per così dire, innestati nel soggetto. Ehm, e. Per queste cagioni e per la cura che ha il nostro oratore di usare parole strettamente proprie ed acconce e di dare ai suoi scritti un sapore pretto di antichità, si è chiamato secco il suo stile. Ora, adesso non posso dimostrare tutto con intrecci di, eh, di eh, citazioni, ma la mia idea è quella che, se è vero che da un lato Leopardi considera sia Dante sia Petrarca eh, creatori della lingua, stabilizzatori della letteratura italiana e in generale forti, comunque eh, diciamo Dante eh, ha caratteristiche che lo pongono eh, su un piano diverso rispetto a Petrarca e ho cercato di dimostrare è un piano che presuppone maggiore energia, maggiore forza, maggiore capacità di eh, rappresentare la natura originaria così com'era e di non cedere né ad eleganza né a eh, concettini, pensierini, quindi di non essere imitabile, ma di rappresentare sempre una scaturigine del poetico eh, fondata sulla aderenza alle cose, sulla proprietà delle parole. Eh, rispetto alle cose e quindi eh, diciamo una poesia sostanzialmente meno razionalizzata, meno codificata, meno eh, civilizzata. Ehm, C'è un passo molto interessante dove questo intreccio si, si vede molto bene, ma non velocito perché è troppo lungo, quindi io forse chiuderei qui, e, forse lasciando la discussione ulteriori precisazioni.